tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti sul canale. Oggi voglio parlarvi di cosa differenzia il Catan dall'Indigo, visto che commercialmente vengono chiamati tutti e due in modo errato e nel nero. Noto tantissima confusione, soprattutto adesso che il Catan scarseggia sul mercato, perché le persone non sanno cosa utilizzare nel loro mix, non sanno se l'uno vale l'altra, se possono utilizzare appunto l'indigo al posto del Catan e che cos'è che effettivamente li differenzia. Nel mio blog e anche nei vari tutorial che ho fatto ho già parlato ampiamente di queste due erbe tintorie, ma in qualche modo sembra che questo particolare, ossia che cos'è che differenzia queste due erbe tintorie, sfugge in qualche modo. Ebbene, parlando di smorzare i riflessi rossi sui nostri capelli, l'uno vale l'altra, ossia il Catan vale l'indigo, l'indigo vale il Catan, perché tutti e due, essendo erbe tintorie, quindi non riflessanti, riescono a smorzare il rosso che si ottiene sui nostri capelli, che siano bianchi o meno. Detto ciò, la cosa che li differenzia effettivamente è il riflesso che si ottiene sui nostri capelli, ossia se utilizziamo il Catan nel nostro mix otterremo un castano molto più caldo, molto dai riflessi leggermente viola che vanno sulla melanzana oppure sul colore della prugna. Oppure utilizzando l'indigo otterremo un castano dalle tonalità un po' più fredde con dei lievi riflessi, ma non ci sono sempre, blu. Quindi principalmente è questa la differenza tra queste due erbe tintorie, ossia che i riflessi di una sono diversi dai riflessi dell'altra. Quindi sicuramente in mancanza del Catan possiamo utilizzare nei nostri mix anche l'Indigo, assolutamente non cambia niente. Poi dopo quando il Catan torna di nuovo disponibile potete tornare a utilizzare il Catan, oppure quando c'è disponibilità di tutti e due potete anche mixarli. Voglio dire, sta a voi la scelta in base alla tonalità che volete ottenere sui vostri capelli. A livello di benefici, sia il Catan che l'Indigo vantano le stesse proprietà antiforfora, antibatteriche, seborregolatrici che purificano no, e ripristinano il pH del cuoio capelluto. Sono anche degli ottimi condizionanti. Però un'ultima cosa che volevo dirvi prima di concludere questo video è che non è assolutamente vero che nel tempo il Catan e l'Indigo scaricano al punto tale da lasciar vedere il rosso della lausonia dell'Ené. E vi dico che è vero che dopo 2, 3, 4 shampoo appena fatto l'Ené scarichi l'Indigo e il Catan, però è anche vero che dandogli il tempo di fissarsi i capelli, l'Indigo si fissa e non va più via. Se fosse vero che dopo, non so, 10 shampoo l'Indigo va via e poi ti rimane tutto il rosso, perché io non sono rossa? Considerando che ho una ricrescita del 75% bianca e ve l'ho fatta vedere in vari video e faccio l'applicazione di erbe tintorie ogni 2-3 settimane solo sulla ricrescita e ogni 3-4 mesi sulle lunghezze se capita e quando ho voglia, ok? Quindi, se così fosse che l'Indigo e il Catan scaricano, perché le mie lunghezze non sono rosse? Perché nel tempo sia il Catan che l'Indigo si fissano sui capelli e non vanno via al punto da lasciar vedere il rosso. Quindi assolutamente non fidatevi delle persone che vi vogliono terrorizzare dicendovi: oh, mi raccomando, no, non utilizzare l'Ené, perché poi sa che se usi l'Indigo e il Catan, poi dopo ti ritrovi comunque col rosso dopo 2-3 shampoo. Sì, scarica, ovviamente scarica i primi 2-3 shampoo che fate, però guardate, il risultato parla da sé, cioè non è che ho un qualche trucco che faccio e non voglio condividere con nessuno. Cioè, personalmente applico sulla mia ricrescita il mio mix di erbe tintorie ogni 2-3 settimane, solo sulla ricrescita. Nonostante il fatto che io non applichi sulle lunghezze
Katamo, l'indigo o comunque altri mix, se non ogni 3-4 mesi, le mie lunghezze, nonostante io me li lavo ogni 3-4 giorni, rimangono comunque castane e non sono rosse. Quindi bando alle ciance false e al terrorismo gratuito. Provate su voi stesse per convincervi. O se comunque prima di provare, sempre sapete la regola d'oro, provare su una ciocca di capelli nascosta per evitare sorprese spiacevoli. Concludo qui, ricordatevi di condividere il video con le vostre amiche e con chi possiede. Insomma, riteniate possa trovare utile questo video, lasciate un link qui sotto se l'avete trovato utile, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!